Io non so se il paradiso esiste, ma se esiste, spero che sia fatto esattamente così come questa rassegna incredibile di Ferrari che trova posto sotto la tenda qui alle finali mondiali 2022 ad Imola. Sono molto indeciso in questo video se girarmi a sinistra e farvi vedere tutte le GT, girarmi a destra e farvi vedere tutte le Ferrari o, perché no, farvi vedere tutta la storia delle Challenge che anche domani si daranno battaglia, a partire da domani si daranno battaglia qui sul circuito del Santerno. Però ho deciso di farvi vedere le Formula 1 e quindi boom, partiamo a cannone e andiamo verso la 312 B3 del 1973, nominata Spazzaneve proprio per via della forma del suo frontale. È stata una vettura che ha insegnato molto in casa Ferrari perché è stata la prima a rinunciare all'acciaio per quanto riguarda la costruzione del telaio, quindi una macchina estremamente innovativa sia nell'aerodinamica ma anche nella costruzione. Bellissimo il reparto sospensioni anteriore con le leve della parte superiore in vista, il triangolo superiore in vista che spinge direttamente sull'ammortizzatore, e poi anche, lo vedete, un bel canale qui tra abitacolo e pancia che va a segnare il flusso dell'aria che poi viene integrato da questo elemento, da questa sorta di air scoop che va a soffiare l'aria all'interno del cassoncino di aspirazione, permettendo a questo 12 cilindri che girava fino a 12.500 giri di essere ancora più performante. Un motore potentissimo per l'epoca perché aveva 485 cavalli a 12.500 giri, tenete conto che era un 3.000 di cilindrata, 2991,8 cc. Bellissima la soluzione del freno entrobordo, guardate che bello con la pinza in vista. Il freno fatto in questo modo chiaramente spinge sul semiasse e quindi il semiasse lavora sia per dare spinta ma anche per frenare la vettura, ma se si rompe quell'elemento, ciaone, questo chiaramente crea delle problematiche non indifferenti, soprattutto a vetture da competizione e come questa che sui freni basano gran parte della loro performance e chiaramente anche dei loro elementi di sicurezza. Quindi da lì poi, un po' dopo, vennero bandite queste soluzioni di freni e però ce le portiamo avanti chiaramente in questi esemplari che sono straordinari per quanto riguarda la costruzione. Straordinario anche il motore 12 cilindri boxer, quindi piatto, che serviva anche ad abbassare il corpo della vettura. Tra l'altro qui si vede lateralmente il motore, guardate che bello, la bancata dei 6 cilindri di destra, straordinaria, con la possibilità appunto da parte per gli ingegneri di tenere bassa la parte alta delle pance, consentendo il deflusso dell'aria verso la zona posteriore, facendo lavorare meglio l'alettone. Firmata Arturo Merzario, ma è firmata anche da Mauro Forghieri. Con questa ho potuto capire molte cose in più, ci credo, perché è stata un'icona di tecnologia ed è di una bellezza devastante per quanto riguarda l'interno. Guardate che bella la leva del cambio, che bello il contagiri con lo sfondino Ferrari, guardate che bello, nero, con la zona rossa, in questo caso indicata 10.5, ma appunto nella variante da competizione, quando correva, girava fino a 12.5. Straordinaria, anche qui passiamo a un altro veicolo incredibile della storia Ferrari, la 312 T4 1979. Qui abbiamo la livrea di Gilles Villeneuve con il 12, ma realmente questa vettura ha consentito a Jody Scheckter di aggiudicarsi il mondiale nel 1979. Era un motore, anche in questo caso, 12 cilindri boxer, 2889,56, 390 cavalli di potenza a 10.000 giri, ed era una vettura anche qui molto ben studiata da un punto di vista aerodinamico, molto pulita nella parte superiore, con delle soluzioni anche per quanto riguarda il retrotreno veramente fantastiche. Guardate la bellezza di questo disegno, come al solito il freno anche qui entro bordo e poi tutta una serie di regolazioni delle sospensioni che segnano una forte evoluzione rispetto alla vettura che vi ho già fatto vedere. Bellissima, un oggetto straordinario, veramente bellissima. Questa fa parte della collezione di Giacobazzi, non è la prima volta che vediamo questa vettura, e anche a livello di interno guardate la straordinarietà di questo oggetto che poteva staccare completamente la carrozzeria. Infatti ci sono tante foto di Gilles con i piedini lì davanti senza la parte alta della carrozzeria, proprio perché la scocca in alluminio consentiva di vedere l'interno anche dell'abitacolo una volta che si solleva la pelle. In Formula 1 sono andati avanti tanti anni con questa soluzione, ovvero con la pelle che si può levare. Anche questa vettura, per intenderci, aveva questa soluzione. Poi la pelle, la carrozzeria è stata integrata direttamente alla scocca, andando ad alleggerire e a rendere migliore anche l'effetto aerodinamico della copertura. Qua siamo alla 126 C2 1982, una macchina un po' particolare, un anno
particolare per Ferrari, 1500 di cilindrata, 1496, è stata la vettura con cui Gilles Villeneuve purtroppo ha detto fine alla sua vita a Zolder. In questo caso è vestita con i colori di Patrick Tambay, montava un propulsore turbo 6 cilindri con tra l'altro una storia legata a questo autodromo, quello che ci troviamo adesso, con quel duello tra Pironi e Villeneuve che purtroppo fece incazzare tantissimo Villeneuve, proprio perché Pironi rubò tra virgolette la vittoria, ma poi non si seppe mai realmente come andò quella storia, ma comunque rubò secondo Gilles la vittoria qui sul circuito del Santerno, e questa cosa fece incazzare tantissimo Gilles, che poi a Zolder purtroppo in un disperato tentativo di cercare la pole con le gomme usate si schiantò e pose la parola fine alla sua incredibile vita, e soprattutto ci tolse un campione straordinario, un campione realmente straordinario, vera essenza di automobilismo che aveva in questa 126 C2, sicuramente una grande compagna di avventura. Peccato per Gilles, peccato aver perso un pilota così straordinario, ma anche qui con Jean Alesi ritroviamo un altro pilota straordinario, perché con questa 412 T1 del 1994 si segna anche qui un'epoca, perché è stato l'ultimo motore V12 3005 di cilindrata, poi in realtà è andato avanti un altro anno questo propulsore, però con il 3000 di cilindrata, sempre 12 cilindri. Il 3000 aveva una V di 75 gradi, invece questo era una V di 65 gradi, che è lo stesso angolo che poi ritroviamo anche sulle Ferrari stradali di oggi, 12 cilindri a V. In questo caso appunto era 3005 di cilindrata, aveva una potenza straordinaria, 750 cavalli a 15.300 giri, ed era una vettura che inizialmente era ispirata al passato di Ferrari, con delle prese d'aria ogivali qui nella parte laterale, poi segate brutalmente in pit lane ad Hockenheim, scherzo, ma in realtà è stato fatto un lavoro molto rapido proprio per dare vita ad una pancia che rinunciava all'effetto swirl che generava questa parte laterale verso la parte posteriore, ma fu una vettura che riuscì a aggiudicarsi anche il Gran Premio ad Hockenheim, se non ricordo male, con Gerhard Berger, e era una vettura che, oltre a fare un casino incredibile, portava con sé degli elementi sicuramente interessanti di aerodinamica, che poi abbiamo rivisto anche negli anni successivi, evoluti rispetto a quelli inventati da John Barnard per questo esemplare di 412 T1, che in realtà poi ha portato alcuni elementi anche all'interno della 412 T2, che era una macchina eccezionale. Questa era una Ferrari veramente incredibile, le ho viste correre sia quella che questa, entrambe facevano un casino del demonio. Questa girava a 17.500 giri al minuto, aveva la potenza massima di 700 cavalli, 690 a 16.008, era sempre progettata da John Barnard, una vettura incredibile che purtroppo Jean Alesi riuscì a portare alla vittoria solamente nel Gran Premio del Canada nel 1995, ma che fu premiata da Schumacher come una delle migliori macchine che aveva guidato fino a quel momento, tanto da arrivare a dire: non so come avete fatto a non vincere il mondiale con un motore di questo genere, perché era un motore straordinario, ma anche la macchina andava veramente molto bene, era ben bilanciata. Purtroppo forse aveva bisogno di un team diverso e delle motivazioni per quanto riguarda i piloti forse un pochino più ambiziose, però era bellissima da un punto di vista stilistico, era bellissima proprio il fatto di avere il 12 cilindri, ma purtroppo ha vinto solamente una gara, anche se avrebbe meritato molto 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 di più nella sua storia. Tra l'altro fu utilizzata questo esemplare anche per studiare il 10 cilindri, che poi sarebbe arrivato successivamente anche, perché no, su questa vettura. Il 10 cilindri, un motore che è stato utilizzato a partire dal 1996, nel 97 c'è la F310B che è rappresentata qui da questo esemplare, 2998 cc, 730 cavalli a 16.050 giri, una vettura che arriva diciamo in modo rocambolesco a sfidare Jacques Villeneuve per il titolo mondiale. All'inizio le Goodyear non funzionavano bene come le Bridgestone, che invece aveva la Williams, e poi un po' alla volta, step dopo step, con un Schumacher clamoroso per quanto riguarda le prestazioni, ci si presenta a Jerez. C'è il famoso episodio
della sportellata, che io non approvo assolutamente. Siccome Schumacher quella volta ha fatto un errore gravissimo ad essere scorretto nel tentativo di buttare fuori Jacques Villeneuve, ma poi insomma è andata come è andata e il titolo è stato assegnato giustamente a Jacques Villeneuve e ci si è portati a casa comunque una seconda posizione, che ha dimostrato come la Ferrari stava crescendo tantissimo in quegli anni da un punto di vista aerodinamico, da un punto di vista di team, da un punto di vista tecnico e anche di performance motoristica. Questa era una macchina fantastica, la F300, aveva diciamo delle caratteristiche in comune con quella dell'anno precedente, anche se mi ricorda sempre un po' nel suo piccolo quella del 95, proprio perché era una macchina molto ben bilanciata da un punto di vista estetico, era bilanciata da un punto di vista di struttura e anche di potenza del motore. Era 10 cilindri AV a 805 cavalli, 17.300 giri, 2.996 cc per questo oggetto, anche in questo caso straordinario. Aveva la caratteristica di avere gli scarichi che soffiavano nella parte alta, lo vedete, eccolo qui, verso la zona posteriore. C'era una protezione per i triangoli delle sospensioni, che come vedete avevano questa sorta di domopack che proteggeva dall'aria calda in uscita. Tenete conto che circa a 140-150 gradi comunque la fibra di carbonio inizia ad andare veramente in difficoltà. In questo caso chiaramente con quelle protezioni, con uno studio apportato dai tecnici Ferrari, si era riusciti comunque ad adottare la soluzione degli scarichi nella parte alta delle pance, che soffiavano poi aria calda in questo elemento basso dell'alettone, e favorire poi chiaramente la deportanza aerodinamica. Bellissima, la trovo una macchina veramente molto ben riuscita da un punto di vista stilistico. Bellissima anche la gobba, la vedete qui sopra nella parte alta, che caratterizzava assolutamente la linea della vettura. E poi era bellissimo come lo studio aerodinamico fosse arrivato anche sui bracci delle sospensioni. Guardate come il puntone va ad intersecarsi all'interno del triangolo superiore della sospensione, proprio per andare a compattare tutti gli elementi, ma anche allo stesso tempo a dare un flusso d'aria migliore verso le pance. Bellissima la macchina, veramente bellissima. Andiamo avanti con la 2000. Questa è la macchina che ha segnato il ritorno del titolo mondiale piloti in casa Ferrari, quindi ci siamo, vai, number one. 805 cavalli, 17.300 giri. Il motore era sempre frutto del lavoro svolto dai tecnici sui motori precedenti a partire dal 1996. Vince in 9 gare e qui diciamo che c'è anche un grandissimo apporto in questa vittoria da parte di Rubens Barrichello, che è stato un filo scudiero del Kaiser ed è riuscito a riportare dopo tanti anni, dal 1979, il mondiale piloti appunto a firma Michael Schumacher, con questo pezzo veramente incredibile di meccanica, di aerodinamica e di estetica. Mi piacevano tantissimo anche le pance che puntavano verso il basso, lo vedete che tendevano a scendere dalla parte alta alla parte laterale. Poi c'erano tanti elementi di aerodinamica che consentivano a questa vettura di essere a livello, assolutamente a livello, se non meglio chiaramente, perché poi ha vinto il mondiale, delle competitor che all'epoca erano le McLaren. Sempre stessa cilindrata, 2996,62, motore che era più o meno di pari potenza, leggermente alleggerito, ma di anno in anno si lavorava per la leggerezza, ma comunque la base tecnica era sempre la stessa. Qua siamo al 2001 con la F2001, sempre stessa cilindrata, 825 cavalli, 17.300 giri, 9 vittorie, 11 pole, 19 piazzamenti a punti, 15 dei quali a podio. Conclude con la vittoria nel mondiale costruttori, chiaramente la vittoria nel mondiale piloti. In questo caso abbiamo un esemplare che è di Barrichello. Si continuano a vedere gli scarichi nella parte alta, lo vedete, delle pance nella zona posteriore, però iniziano a sparire alcuni elementi come le protezioni, lo vedete, per quanto riguarda le sospensioni, proprio perché andava via via migliorando lo studio sul carbonio, chiaramente lo studio sui materiali, e alcuni tipi di accorgimenti potevano anche essere messi da parte proprio per andare a realizzare un progetto sempre più evoluto, che però traesse origine dalla parte tecnica di vetture che abbiamo già visto. F2002, stesso discorso, macchina che era un po' l'evoluzione della 2001, 825 cavalli, in questo caso 8.000 a 17.000
e 300 giri, 15 vittorie su 17 GP, una macchina che ha vinto di tutto, 9 doppiette, 10 pole position. Questa aveva, rispetto alla precedente, un telaio più leggero, delle fiancate radiatore scarichi rivisti, quindi era un po' diversa, soprattutto nella parte posteriore, dove iniziamo a vedere un po' più di aerodinamica. Lo vedete, un pochino più fluida, ma anche un pochino più presente tutta la parte aerodinamica, e soprattutto lo scarico inizia ad emergere, lo vedete, protetto da questo elemento, inizia ad emergere rispetto a quello invece annegato all'interno della pancia della vettura dell'anno precedente, con degli elementi in questo caso che vanno a segnare le temperature. Anche qui c'era sempre il controllo delle temperature su questi elementi, in ogni caso, anche se mancavano le protezioni, questi sono fondamentalmente dei termometri che servivano ai meccanici per monitorare appunto le temperature quando la vettura rientrava ai box. Quindi grande attenzione, perché comunque l'aria calda rende difficile poi il rapporto tra il carbonio e la sua efficacia, ma di fatto poi questa vettura riuscì a vincere tantissime gare con grandi successi sia da parte di Barrichello ma anche di Michael Schumacher. Bellissime fino adesso, è stata veramente una grandissima emozione. Andiamo avanti, F2003 GA, qui la cilindrata è sempre 2997, però si sale tanto di potenza, andiamo a 845 cavalli e 18.300 giri, quindi i motori iniziano a lavorare meglio con materiali nuovi, si inizia a salire moltissimo di giri. Ci sono chiaramente le valvole pneumatiche che sono già state introdotte da qualche anno, che consentono questo lavoro, ma anche i materiali, anche e soprattutto i materiali, consentono a questa vettura di andare su nella prestazione, andare tantissimo oltre nella prestazione. Qui si iniziano a vedere veramente un cambio di passo, proprio perché l'aerodinamica migliora. Guardate quanto più raffinata è l'aerodinamica su questa 2003 rispetto ad esempio già alla 2002, che era comunque un progetto eccezionale, ma questa è già un'altra cosa. Si inizia a vedere realmente un lavoro incredibile da parte dei tecnici aerodinamici, chiaramente a norma di regolamento tutto quello che è fatto nella parte frontale. Guardate che belle anche le board qui nella zona laterale, c'è sempre un grandissimo studio per quanto riguarda gli elementi della sospensione, e chiaramente c'è un grandissimo studio anche per quanto riguarda la parte di elettronica, che in questo caso non riusciamo a vedere, ma che inizia ad essere integrata all'interno del volante. Bellissima, una macchina fighissima, veramente straordinaria. Anche le pinne qui nella parte posteriore lavorano per consentire i flussi d'aria, lo vedete, una separazione tra quello che è il flusso fresco e quello che è il flusso caldo nella parte interna, che poi va a spingere come sempre, come concetto, nella parte posteriore dell'ala. Questa è stata una delle vetture più veloci di sempre, anzi tuttora credo che ci sia ancora qualche record firmato dalla F2004 in giro, ma se non ci sono, comunque sono stati levati da poco. Macchina incredibile, 865 cavalli di potenza, 18.300 giri, è la Formula 1 più vincente della storia Ferrari, e lo confermano i numeri. Su 18 Gran Premi ne vince 15, 13 per Schumacher, di cui 7 consecutivi e 2 per Barrichello. Era una vettura perfetta da un punto di vista aerodinamico, era veramente la somma di tutto il lavoro degli anni precedenti, e c'era una perfetta integrazione anche con il pilota, con Michael Schumacher, che questa vettura realmente la faceva volare. Un team perfetto, un compagno di squadra perfetto per una vettura che era realmente incredibile sotto ogni punto di vista. Una delle vetture più perfette mai realizzate nella storia dell'uomo per quanto riguarda la Formula 1. Poi bisognerebbe capire negli ultimi 10-15 anni qual è stata la Formula 1 migliore in relazione, diciamo, all'epoca in cui è stata realizzata, ma sicuramente la F14B e questa F2004 sono due degli esempi di come l'uomo si sia spinto realmente oltre nella realizzazione di questa vettura. La 2005 monta l'ultima evoluzione dei motori 10 cilindri, perché poi si è passati all'8, la vettura ottiene una doppietta nel GP degli Stati Uniti, ma realmente qui si iniziava ad avere dei problemi con il fornitore di gomme. La Michelin iniziava ad essere decisamente più performante rispetto alla Bridgestone per quanto riguarda la performance, e questo progetto, che chiaramente girava attorno alle Bridgestone, ma soprattutto era il team che era in accordo con Bridgestone, non con Michelin, chiaramente pagava dazio per quanto riguarda le prestazioni rispetto ad una Benetton. Non mi ricordo se era ancora Renault, se era già Renault, era ancora Benetton, ma comunque rispetto a una Benetton Renault, mettiamola così, che con Fernando Alonso iniziava realmente a fare paura a tutti. Macchina anche questa molto elaborata dal punto di vista stilistico, si vede che è l'ultima evoluzione di un progetto che parte da molto lontano, parte dal 2001 fondamentalmente, e poi arriva ai giorni nostri con questo
mostro di aerodinamica, perché veramente ci sono ali ovunque. Guardate qui nel frontale, guardate tutta la parte laterale, guardate le pance come sono segnate, guardate tutta l'evoluzione della parte alta, guardate quante alette ci sono anche qui nella zona dell'airbox e poi tutti gli elementi anche nella zona posteriore con addirittura le pinne in uscita. Potrebbe essere tranquillamente la macchina di Batman, basta semplicemente pitturarla di nero, ma qui insomma si iniziava realmente ad essere oltre da un punto di vista aerodinamico con la F2005. Poi c'è un cambio di nomenclatura, 248F1, siamo nel 2006, una macchina molto elaborata da un punto di vista aerodinamico, ma qui c'è l'arrivo del motore V8, 2398 cc, 600 kg di peso. Qui le potenze non sono più dichiarate, ma siamo negli ordini dei 720, 730, 750 cavalli, con aerodinamiche che sono anche qui molto elaborate sotto ogni punto di vista. Guardate che bella questa vista, quanto bella è da 1 a 10, meravigliosa. E chiaramente un'evoluzione dei concetti che abbiamo visto precedentemente e che poi sono stati portati avanti anche l'anno successivo, con una vettura che inizia a far vedere un'evoluzione molto forte per quanto riguarda la parte che precede le pance. Adesso ve la faccio vedere. Si ritorna a nome F2007, si ritorna alla nomenclatura precedente, il motore è sempre lo stesso con 750 cavalli a 19.000 giri, ma come vedete c'è la doppia ala nel frontale, guardate che bella. Abbiamo il barge board, mi sembra che si chiami, qui nella parte laterale, che è degno realmente anche qui di Batman per quanto riguarda le forme, con questa seghettatura un po' ad ala di pipistrello che consente a questa macchina di essere molto performante qui da un punto di vista aerodinamico. Tutti i concetti questi che poi abbiamo rivisto straelaborati anche recentemente nelle vetture di ultima generazione, proprio perché da qui si è iniziato a lavorare sodo, molto sodo per quanto riguarda quell'area della vettura, alla stregua di tutto quello che si vede anche qui nella parte posteriore, con questo flap che anticipa poi l'ala vera e lo scarico che rimane ancora nella parte alta. Vettura anche questa incredibile, chiaramente la vittoria da parte di Kimi Raikkonen la rende ancora più speciale, anche con questi elementi aerodinamici, guardate un po', che andavano a spezzare i flussi diretti verso la zona posteriore. Incredibile, è una macchina realmente incredibile, proprio anche per la capacità di aver riportato il mondiale in casa Ferrari. Sempre V8, la F2008, qui le macchine iniziano a pesare 605 kg e non 600 come nel 2006, quindi c'è un leggerissimo aumento di peso che poi abbiamo visto sempre di più nel corso degli anni. Questa vettura è stata campione del mondo per 30 secondi, perché purtroppo Felipe Massa poi si è visto sfuggire il mondiale per via di episodi che sono accaduti nell'ultimo giro del Gran Premio del Brasile. Era una macchina comunque molto veloce, appunto aveva consentito a Massa di lottare per il mondiale fino all'ultima corsa. C'era una bellissima aerodinamica qui nella zona posteriore, una grandissima attenzione per quanto riguarda i flussi in uscita, per quanto riguarda l'aria calda, una fortissima elaborazione anche della copertura, guardate che bella, del cambio, e poi tanta aerodinamica nella parte posteriore con questa mega pinna che serviva per tenere bilanciato poi anche il retrotreno. Stesso concetto anche qui delle due alette, le vedete che fanno parte del set aerodinamico che avevamo visto anche sulla scocca dell'anno precedente, con la doppia ala sempre qui per l'alettone, che è molto figa, devo dire, veramente molto bella, molto animalesca, sembra quasi una creatura marina. Guardate un po' che bella macchina, meravigliosa. Purtroppo non campione del mondo, anzi campione del mondo per soli 30 secondi con Felipe Massa. Peccato, perché forse Felipetto un mondialino se lo meritava. Passiamo alla F60, anno 2009, sempre motore vuoto, 605 kg. In questo caso ci sono degli accorgimenti che riguardano le dimensioni delle ali. Guardate quanto è più stretta l'ala posteriore di questo F60 rispetto alla F2008, che era più bassa e più larga. La vedete la differenza di dimensione fra questa vettura e questa? C'è una evoluzione chiaramente per quanto riguarda l'aerodinamica, per quanto riguarda le pance, che sono decisamente più rastremate rispetto a quelle della vettura precedente. Sparisce tutta l'aerodinamica nella parte laterale, decisamente più pulito il disegno, lo vedete quanto cambia, ma soprattutto cambia la dimensione di questa ala, che appunto è strettissima, dovrebbe essere 80 cm se non ricordo male, contro i 95, qualcosa di questo genere, di questa, che però era anche più bassa. Quindi cambia molto proprio per cercare di consentire ai piloti di stare più attaccati alla vettura che segue, cosa che la Formula 1 ha sempre cercato di fare per
tutta la sua storia fondamentalmente, e in questo caso appunto con l'adozione di ali diverse sia per quanto riguarda il frontale ma anche la zona posteriore si è cercato di arrivare alla definizione di questo elemento. Mi piace tantissimo come la pancia qui sopra nella parte alta sia più scavata chiaramente rispetto alla parte bassa, questo per dare vita a questo canale che poi spinge l'aria verso la zona posteriore. Bella, bellissima una macchina anche questa, pilotata da Massa e da Raikkonen se non ricordo male. Poi qui nel 2010 iniziamo ad avere un'evoluzione dei concetti precedenti, il motore rimane sempre V8 2004 di cilindrata, 620 cavalli, questa è la 56esima monoposto costruita da Ferrari, in questo caso spariscono i rifornimenti ai box che erano stati introdotti nel 1994 e chiaramente aumenta la lunghezza della vettura, aumenta il passo perché ci devono stare 200 litri di benzina a bordo, quindi la vettura è decisamente più lunga rispetto a quella precedente. Ovviamente cambiano anche i bilanciamenti e questo ha richiesto tutta una riprogettazione sia per quanto riguarda la scocca, l'aerodinamica e tantissimi elementi che chiaramente fanno parte del pacchetto tecnico di questo oggetto, che rimane sempre a 8 cilindri e appunto pesa 620 kg, quindi 15 kg in più rispetto a quello precedente. Nella classifica costruttori la vettura è terza, ma con Alonso ci si gioca il mondiale fino all'ultima gara di Abu Dhabi, quindi vettura anche questa molto speciale. Poi andiamo alla F150 Italia, 640 kg di peso, è la 57esima monoposto del cavallino rampante, il suo nome arriva in omaggio al 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Dopo una stagione difficile almeno all'inizio, la monoposto di Massa e Alonso conquistano 9 podi e una vittoria grazie allo spagnolo. Bellissima anche questa, una macchina molto bella, purtroppo meno vincente rispetto a quella precedente, ma poi ci si rifà successivamente con l'ultimo pezzo che abbiamo qui di fianco, con la F2012, vettura che è stata guidata da Fernando Alonso e Felipe Massa. Si differenzia rispetto alla vettura precedente per la maggiore altezza del musetto, anche se era molto brutto da un punto di vista estetico, il differente disegno delle fiancate, che è un'evoluzione sia di quello vecchio ma però è molto cambiato, e poi tanti elementi che appunto parlano di aerodinamica, parlano anche di alcuni accorgimenti, guardate un po' anche qui, che riescono a consentire al motore di respirare meglio, di andare forte, e tenete conto che questa macchina è arrivata poi seconda nel mondiale con Fernando Alonso. Anche qui forse meritevole di un mondiale che non è mai riuscito a portare a casa in Ferrari. Una passeggiata incredibile, veramente incredibile questa che siamo riusciti a fare oggi qui in questa boulevard piena di Ferraroni. Una roba straordinaria, e che spero riuscite a fare anche voi in questo weekend di gare qui alle finali mondiali Ferrari, perché vale la pena solo per venire a vedere questa incredibile galleria di monoposto che sono riuscito a farvi vedere. Ferrari, marchio incredibile, tutti in Formula 1 vogliono battere la Ferrari, qualcuno ogni tanto ci riesce, ma la vera verità è che questa azienda c'è da sempre, da quando c'è il mondiale di Formula 1, e nonostante sia piccolina lì a Maranello comunque sempre ha fatto vedere i sorci verdi a tutti quanti. Questa è una cosa che ci deve rendere molto orgogliosi di questa azienda, che non fa solamente automobili GT bellissime ma fa la Formula 1 realmente ad altissimo livello. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it, e se potete venite qui alle finali mondiali Ferrari 2022, perché c'è tanto spettacolo da vedere. Ciao!